ti dispedisco a calci in culo diretto, con due pugni sul petto, vagare con un pilastro senza avere un tetto. La vita non è facile per quelli come noi, col rap nel sangue un cuore grande come un elefante. Non dimentichiamo ed è sta roba ne facciamo un diamante. Due, o fai da te, per far uscire nuova roba deve avere umiltà nel raccontare se. Amici andati via troppo presto, un passo falso e finisce a fresco. Roba dark, strade non ritorno, tutti alla fine paghiamo il nostro conto. Cazzotti in faccia, bottiglie rotte, scappi via nel buio della notte. Ma occhi aperti, state allerta, mentre gli angeli ci guardano, i ricchi fanno festa. I ricchi fanno festa, sì. E gentili signori, buonasera e benvenuti al Cinema Ambassador di Villa Abate a Palermo. Facciamo un grandissimo applauso per questo evento molto molto importante, che è il battesimo, il debutto, la prima nazionale del film dell'attore, nonché regista palermitano Angelo Faraci, Ciò che non ti ho detto. Io direi di tributare un grande applauso a tutto il cast che è qui questa sera presente, impreziosisce questo nostro parterre per dare l'avvio alla proiezione di questa pellicola, i cui lavori si sono conclusi qualche giorno addietro e che ha visto impegnata la squadra di lavoro in un'opera di editing, di montaggio, di post-produzione che ha portato alla realizzazione di questo film. Un film che è un film denuncia contro ogni tipo di mafia, che è qualcosa che come una cancrena ti avvince nei suoi tentacoli e non ti dà via di scampo, via di fuga. E questo lo sa bene il protagonista principale della pellicola, interpretato dallo stesso Angelo Faraci, Gaetano Scalici, che è lui ciò che non vuole, perché si trova a nascere in una famiglia che appartiene a una cosca mafiosa e quindi cresce pasciuto a suon di codici d'onore e logiche criminali che lo portano a diventare un mafioso, anche se nel suo cuore lui non vuole. Da bambino viene proprio aizzato e quindi viene invitato a crescere in questo ambiente mafioso e si ritrova ad essere un mafioso. Ma poi qualcosa nella sua vita cambia, e lo cambia l'amore per Paola, altra protagonista, altra giovane palermitana cantante, Sabrina Affronti, che interpreta colei la quale fa perdere la testa e soprattutto cattura il cuore di Gaetano Scalici, figlia tra l'altro di un noto magistrato impegnato in pool antimafia, quindi questo la dice lunga. Una finale a sorpresa che non vado a svelare, proprio per non togliere il suspense che deve aleggiare in questa sala proprio in occasione della prima. Il film di Angelo Faraci è un film, tra l'altro, progetto nazionale legalità. Ma qual è la mission che si propone? Soprattutto l'educazione alla cultura della legalità da impartire alle giovani generazioni, proprio per farle crescere secondo la legge, secondo il rispetto delle norme. Questo è il messaggio che il giovane Angelo Faraci intende trasmettere attraverso quest'opera cinematografica. E Angelo Faraci dimostra di avere grande coraggio, perché è arrivato al suo quarto film dopo il grande successo di Vite Deviate, dopo il grande successo del Sorriso Mancato, ritenta ancora una volta con questa pellicola che vuole a sua volta trasmettere questi messaggi alle giovani generazioni, ma vuole infondere motivi di riflessione anche in questi astanti che lo stanno ammirando questa sera e in quelli che lo ammireranno in TV, perché diciamo che il progetto nasce per essere un'opera televisiva e verrà trasmessa sicuramente da Sesta Rete, il canale 215 del digitale terrestre di Catania, ma è un emittente regionale con copertura tutta la Sicilia, Malta e Calabria, e io questa sera mi onoro di rappresentare, essendo una conduttrice, una presentatrice, una giornalista della redazione di Sesta Rete. Quindi vorrei ringraziare e salutare
tutta la redazione perché ha creduto in Angelo Faraci e il film sarà trasmesso quanto prima sulla rete da me indicata. Il progetto nasce con il grande obiettivo, dicevo, il coraggio di Angelo, quello di scommettere su un cast isolano, tutti giovani e bellissimi attori. Io vorrei farvi un applauso perché siete veramente molto bravi. Quindi, doppio coraggio del nostro Angelo, che non ha voluto nomi altisonanti al di fuori del suo, ma lui con grande umiltà lo mette a disposizione e ha puntato su questo vivaio di giovani promesse, attingendo al mondo dell'arte, al mondo del cinema, al mondo della musica, al mondo dello spettacolo, scegliendo appunto delle piccole stelle che già brillano in questo firmamento, diciamo, siciliano, concedendo a loro l'opportunità di farsi conoscere anche in una vetrina alquanto prestigiosa che è appunto la televisione e poi il cinema. Io so che questo progetto è stato attenzionato da Rai Cinema, che ha visto impegnato il nostro Angelo Faraci con grande successo, con grande abilità, sul set della Mafia non è più quella di una volta, e io vorrei salutare tutto il clan di Franco Maresco che è presente in sala e che ha scommesso su Angelo Faraci, che ha tenuto alto il nome della sicilianità ricoprendo il ruolo di protagonista principale di questa avventura televisiva. Ma doppiamente ancora coraggioso, ha voluto credere e soprattutto ha voluto dare fiducia a un giovane filmmaker che è il nostro Cristian Lapiana, che è stato il direttore di fotografia, è stato, lo è, della pellicola alla sua prima esperienza. Quindi veramente bravo Cristian, perché ha dato veramente prova di grande talento e di grande abilità. Quindi un applauso a Cristian Lapiana. Un ringraziamento particolare, anche se non è il momento dei ringraziamenti perché lo vogliamo riservare alla fine, però secondo me è dovuto a una donna che ha retto un po' le file del tutto, come una mamma chioccia ha difeso non solo il proprio figliuolo ma anche tutto il cast, diventando ormai il punto di riferimento sicuro e certo, ed è la nostra segretaria di produzione responsabile dei dialoghi, Rosaria Loporto. Angelo Faraci, chi è Angelo Faraci? Domanda inutile, siamo a Palermo, gioca in casa, però c'è un parterre di catanesi, ci sono anche gli amici di Termine Imerese, ci sono, eccoli, salutiamoli, ci sono gli amici che ci vengono a trovare anche da Agrigento, insomma tutta la Sicilia è qui presente, ha risposto subito all'appello di Angelo, no? Postato con grande entusiasmo, no? Sui social, e devo dire la Sicilia ha risposto. Ha risposto la Sicilia? E fatelo sentire che risponde la Sicilia, perché quando i siciliani vengono chiamati rispondono. Bene, allora Angelo Faraci è un attore giovane, determinato, e secondo me la chiave del suo successo sta in due cose, nel cuore e nella mente. La mente perché è una mente veramente molto importante, molto aperta, riesce a costruire, a creare, no? queste pellicole. Ma poi lui ci mette veramente il cuore, la passione, l'entusiasmo per questo lavoro. Questo è il suo segreto e poi la grande umiltà che lo contraddistingue. Lo abbiamo ammirato in fiction di successo non solo su reti Rai, ma anche su Mediaset, trasmissioni come Forum. È stato uno dei ruoli speciali nei Fantasmi di Portopalo, Boris Giuliano. E non ultimo il grande successo della Mafia non è più quella di una volta. Ma poi anche la sua
brillante carriera viene costellata di grandi successi con riconoscimenti che gli vengono consegnati, attribuiti, assegnati da ogni dove. Quindi Angelo Faraci, secondo me, è davvero un nome, una garanzia. E allora io lo invito sul palco, che non c'è, ma lo immaginiamo virtualmente perché è calcato da una star, da lui. Angelo Faraci! Allora, intanto, dinanzi a tutte queste parole è difficile trovare appunto le giuste parole che ribadisco da dire in merito a tutto ciò. In primis faccio i complimenti io e gradirei, secondo me, dal mio punto di vista, un grande applauso a questa presentatrice, conduttrice, perché è davvero in gamba, questo in primis. Poi, punto diciamo fondamentale, dico grazie a voi che siete un pubblico meraviglioso, che mi incoraggiate anche sui social ad andare avanti, a credere in quello che faccio, anche se nella vita di ogni giorno tutti possiamo avere dei momenti un po' più bui, dei momenti un po' più particolari, però non ho mai mollato, sono qui. Che vi voglio dire, prima abbiamo scherzato, abbiamo ironizzato un po', però voglio dire solamente, diciamo poche parole, indipendentemente dal progetto, che a chi piacerà, chi non piacerà, ricordo sempre che intanto questo progetto, non avendo avuto dei fondi da parte della regione, non avendo avuto dei finanziamenti, ma solo esclusivamente dei piccoli sponsor che mi hanno dato un piccolo aiutino, voglio dire, e non mi nascondo, che questo film, ragazzi e signori, questo film non è stato fatto da una troupe con camion, furgoni, è stato fatto da una semplice e piccola camera in mano a un amico, perché Christian, prima di essere un operatore, è un mio amico. Io l'ho voluto immettere, diciamo, in questa avventura, chiamiamola avventura, perché lui aveva fatto il videomaker per matrimoni, per battesimi. Io gli ho detto: forza, coraggio, dai, è il primo progetto, però che possono derivare tante belle cose, crediamoci e mettiamocela tutta, vediamo che cosa possiamo fare. Dunque, ricordo sempre, questo film è stato fatto con mezzi irrisori, con poveri mezzi, e appunto per questo ha destato la curiosità, da poveri ai grandi, a grandi realtà come Rai Cinema, perché il progetto Ciò che non ti ho detto è entrato in collaborazione diretta con Rai Cinema, perché ha destato curiosità appunto questo fatto che giravamo con poveri mezzi e hanno visto un po' il trailer, hanno visionato e hanno detto: aspetta, da qui mi hanno voluto come protagonista per questo docufilm, per Rai Cinema, la mafia non è più quella di una volta, per la regia del grande Franco Maresco, e da qui, diciamo, all'interno di questo docufilm della Rai vi è anche uno scorcio del film Ciò che non ti ho detto, che ci fanno vedere appunto come con poveri mezzi, anche con poveri, diciamo, mezzi, si può arrivare a grandi risultati, basta crederci. Poi, grandi o non grandi, dico questo, poi lo valuterete voi. Io posso dire che, come tutto il cast qui presente, che molti sono anche degli amici, io ci ho messo il cuore, ci ho messo l'anima, ce l'ho messa tutta, e che dire, auguri a tutti, e speriamo si possa andare sempre più avanti e più in alto, dando spazio anche a fianco a me, anche al di fuori, di giovani aspiranti attori ed attori emergenti, anche ad attori, colleghi professionisti, perché no, mettere accanto anche un parterre di un cast ricco e variegato. Questo però si potrà realizzare sempre grazie a voi, grazie sempre se c'è qualche piccolo aiutino, qualcuno che creda nel mio potenziale, e allora possiamo fare veramente grandi cose, perché no? Perché io dico, la Sicilia, noi facciamo i film di mafia, e vuoi non vuoi,
La situazione è questa, e dunque facciamo questi film, e a noi siciliani, diciamolo, ci riescono bene questi film perché certe parti le abbiamo noi di nostro nel DNA, però non siamo solo questo e non è giusto parlare solamente di questo. La Sicilia è un grande museo a cielo aperto, la Sicilia è una terra dagli scenari mozzafiato, è una terra stupenda, dunque facciamo vedere anche la Sicilia per le belle cose, e le belle cose secondo me è creare in una terra ricca, in una terra ricca che però vige, secondo me, dal mio punto di vista, anche molto l'ignoranza. E siccome il cinema è anche cultura, cerchiamo anche tramite il cinema di creare movimento, di creare turismo, di creare il più possibile e farci sentire, anche non avendo dei fondi per forza dalla regione, anche non avendo per forza dei fondi dalle grandi realtà, però basta crederci, appunto, fare squadra, fare sinergia, e possiamo fare vedere che la Sicilia è veramente un museo anche di grandi artisti, perché di menti geniali ce ne sono parecchie, di artisti bravi ce ne sono parecchi. Io voglio ringraziare anche, e poi mi interrompo qui e possiamo vedere il film, io voglio ringraziare anche gli attori, diciamo, non solo, io ho dato fiducia, come diceva giustamente Patrizia Tirendi, a tanti giovani alle prime armi, alle prime esperienze che fanno parte anche del mio organico, però ringrazio anche, e poi alla fine vi dirò chi sono e ve li presenterò, ringrazio anche, ci sono stati all'interno del film anche degli attori professionisti, dei colleghi piuttosto in gamba e preparati, e li ringrazio per avermi dato fiducia e per avermi appoggiato ed essermi stati vicino in questa realizzazione di questo progetto. Detto ciò, buona visione, signori. Una cosa che volevo dicessimo insieme: un grosso grazie a chi ci ospita all'interno di questa sala, perché la scelta non è casuale, ma perché Villa Abate è stata una delle sedi più prestigiose per girare alcune scene. Quindi un grazie di cuore ai coniugi Angelo e Silvana Troia, che ci hanno ospitato all'interno di questa meravigliosa sala. Grazie. Allora, siamo pronti a visionare questa anteprima, una triade di temi: amore, legalità, mafia, legalità. Vi coinvolgeranno, vi appassioneranno, vi travolgeranno, e allora insieme non ci resta altro che augurarvi buona visione. Vedi questa, figlio mio, devi imparare ad usarla presto, perché solo così diventerai un vero uomo e sarai grande. Sì, papà, così è. Mamma, zio, papà mi ha mostrato una pistola e mi ha detto che quando la saprò utilizzare diventerò un vero uomo. Che cosa significa? Gaetano, figlio mio, lascialo stare a tuo padre, non l'ascoltare. Fai finta che non ti abbia detto niente. Tranquillo, rilassati. E da un giorno dello zio, vieni qua, ascolta. Devi ascoltare quello che ti dice la mamma, va bene? Lasciamo perdere tuo padre per il momento. Tu devi pensare solo a giocare, ok? E giocare in mantoniere, dai. Buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera, mi ha salvato da fuori!
E allora, la prima cosa, abbiamo un tesoro. Sempre puntuale per lei. Ok. C'è bisogno che li controllo. I conti. No, vabbè, sono in fiducia. Grazie. Sono in fiducia. Vabbè, vedo che sono arrivate tante cose. Sto fresco. Sì. Mi vedo tante cose, signora Roger! Signora Maria, che fa? Non mi salutate? Allora oggi tutto offerto a me. Noi da te non vogliamo proprio niente. Signora Maria, vai! Chi è? Tu ancora non hai capito nulla! Vabbè, allora buone compere, ci vediamo! Di nuovo, signor Salvatore! Ci vediamo, signor Penna. Chi ci vede, signor Penna? Si riguardi, eh? Di nuovo, a presto! Gaspare, già al supermercato ci ho pensato io. Ora ci dobbiamo occupare della gioielleria. E siccome in gioielleria lavorano sempre molto bene, noi siamo a posto. A posto. Andiamo. Infatti per questo non ci piace venire qua. Anche se noi preferiamo non averli qui, sinceramente, voi due questo lo sapete benissimo. Quindi qui dobbiamo lavorare in pace, quindi sbrighiamoci e vediamo che dobbiamo fare. Va bene, andiamo dunque. Che hai, amore? È che io non sono per niente sereno per ora. Non si guadagna più, il lavoro non va bene e il guadagno è calato. E poi come se non bastasse c'è un palordo che mi sta dietro proprio. In continuazione chiede soldi, 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 sempre a tosso. E io sto ogni giorno peggio. Ma perché me lo stai dicendo solo adesso? È una cosa gravissima. Io voglio aiutarti, voglio starti vicino, voglio difenderti da tutti, da tutto. In questi giorni ti vedevo diverso. Ed è normale che ero diverso. Secondo te come posso sentirmi? La pressione, in continuazione, questa pressione. Io se non trovo i soldi questo combina qualcosa e tu devi restarne fuori, ecco perché non te l'ho detto. Perché già sono in pericolo io, figuriamoci se metto anche te. Ce la dobbiamo fare insieme. Tu ne devi restare fuori, punto. No, tutte e due insieme ce la faremo. Rosizio Swan, regole di strada, accendiamo questo beat come marijuana. Uno ti spiega il concetto di come si vive davvero in questo ghetto. Se non porti rispetto, ti ci spedisco a calci in culo diretto. Con due pugni sul petto, vagare con pirate senza avere un tetto. La vita non è facile per quelli come noi, col rap nel sangue, un cuore grande come un elefante. Non dimentichiamo ed è sta roba ne facciamo un diamante. Pure o fai da te, per far uscire nuova roba deve avere umiltà nel raccontare sé. Amici andati via troppo presto, un passo passo e finisce a fresco. Roba dark, strada di non ritorno, tutti alla fine paghiamo il nostro conto. Cazzotti in faccia, bottiglie rotte, scappi via nel buio della notte. Ma occhi aperti, state allerta, mentre gli angeli ci guardano. I ricchi fanno festa, i ricchi fanno festa, sei. Hey, tu questi problemi non ce l'hai, c'è papà che ti toglie dai guai. Una pacca sulla spalla e tutto passa, sirene blu. Tu
tutti giù, rattirate la facca, invio for life sui quattro parti con ghiaccio e bianco, sarte ed è festa, qui regna solo chi resta, abbassa la cresta. Ehi tu, questi problemi non ce l'hai, c'è papà che ti toglie dai guai, una pacca sulla spalla e tutto passa, sirene blu, tutti giù, rattirate la facca, invio for life sui quattro parti con ghiaccio e bianco, sarte ed è festa, qui regna solo chi resta, abbassa la cresta, man. Sempre gli angeli ci guardano, i ricchi fanno festa. Ehi fra, schifa le bombe, apri gli occhi, qualcosa confonde, la male città copre le orme, do male ombre, tra mai suoi... Allora, io e Gaspar abbiamo pensato già a tutto, al supermarket, alla gioielleria. Adesso voi pensate agli altri negozietti. E vi raccomando, fate un lavoro per Benino, che io e lui abbiamo altro da fare. Eta, tu devi stare tranquillo, a perdere con noi non ci va. Ma ho cotato un ciuto caro in centiaio. Stare sereno, Eta, ma tu non so già che sappiamo fare. Vabbè. Eta, i commercianti ci pensiamo noi, ci pensiamo. Immagina quando mi vieni, i piccoli mi rompono pure su via. Gaetano, ma ti rendi conto che ripeti sempre le stesse cose? Già, sappiamo tutto a memoria. Maria, oh, ti sta portando ci rivede alla mela. E basta, finiscilo. Cambiamo discorso piuttosto. Talè, stasera muni a femmine. Ho la tell'over, padrò. Ho la testa sempre ai femmine, ce l'ha a pensare a travagliare, a fare picciole. Ma... ma dove mi avete portato? Che camminate? L'imprenditore sorrentino! Lo chiamano Maneroa, lo chiamano, e poi non venire niente in una sacchetta per nuanze. Sì. Parli quinto, manco ve lo occhi picchianci. Per favore, vi prego, la mia azienda davvero sta attraversando un periodo nero per adesso e non riesco neanche a campare, economicamente è difficile. Appena arriveranno i soldi vi pago, ve lo prometto, ve lo giuro. Perché ve la prendete sempre con chi lavora onestamente, con chi guadagna onestamente, perché? Non me ne faccio niente nelle belle parole, io non me ne faccio niente. Vi prego. Gaspare, pensato a Zavaglio. No. Ti prego, no! Questo no. È perché non rispetti le regole! No! No, 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 no! Chi sa fare che fanno che te lo Mattia? Buon pomeriggio ragazzi! Allora che si fa di bello da queste parti oggi? Allora finalmente, tutte e tre aspettavamo! Infatti dove sei finito tutto questo pomeriggio che ti stiamo aspettando? Oramai vuoi pure non venire? No ragazzi, è che è un periodo particolare, ho troppe cose per la mente. Poi oggi vi volevo dire anche una cosa, io mancherò per un poco di giorni, poi quando vengo mi farò vivo io perché ho delle cose importanti da sbrigare. Verità? Io mi auguro per il tuo bene, però che non siano i soliti impegni tuoi. Se puoi, cerca di stare il più lontano possibile dai guai. Ci siamo capiti, giusto? Ma quale guai? Tranquilli, ragazzi, quale guai? Tu lo sai quello che devo fare, vero? Tu mi fai una cortesia, a girare a fare due tavaghette e poi mi fai sapere come finire. Tani, tu sai che con mio vetro mano non fuoco. Non si abbrucia. Non ti scordare come mi chiamano nel giro. O 100 carati. A me ne andavo capo da mezza parola. Età, devo dire una cosa. Chi mi ha passato questa informazione? Un po' fallire ne ho rende mai. Tu canto per fare la tua pagina in galera, usai quei! Quei insomma, non ci scippati questa qua! Usai quei! Ehi, già le scalia! Usate la costina un euro! Ah sì, il tofu! Buono, buono, che invece sono del vitore! Ci si vede presto! Sei un bastardo, per colpa tua mio padre è finito in quella gattabuia, a ghiccare usando a morire. E cosa aspetti a sparare? Che se non lo fai tu, lo faccio io. Un fuoco io, un fuoco io, un fuoco io, a fare un nome di tuo padre. Passa la moto, la pagliare! E casa non muore,
Nino, lo sai che a Gaetano non lo possiamo assolutamente deludere. Il lavoretto oggi va fatto bene. Tranquillo, il lavoro bene sarà fatto. Non lo deludiamo, Gaetano. Ma dimmi una cosa, ma non è Iddo? Dopo quello che è successo al baio mi ha fatto capire che voleva stare un po' da solo. Ma... Salutiamo, zio Pier. Vi aspettavo. Qua c'è quello che avete chiesto. Ora c'è l'amico Peppino che continua il lavoretto in riunione. Sapete, sarà fatto tutto come Dio comanda. Allora va bene così. Ci aggiorniamo presto. Amore. Buonasera. Ci si vede, zio Pier. Questa ci faceva i miei picci. Bisogno ci facciamo risentire noi. Amore. Buonasera. Aspari, saluta Macheta. Salutalo anche da parte mia. Sarete serviti. Attento quando camminate, ragazze, boh. Calma, calma, non l'ha fatto mica di proposito. Non è successo nulla di grave. Troppo delicato il ragazzo, se la prende per niente. Lasciamo stare questo, va che è meglio. E andiamo, va. Ma io non lo so, Anna, cioè, ragazze, calme, calme. Alla fine non è che vi ho detto calme, nulla di grave. Senti, senti come sta cambiando tono il ragazzo. Uno zuccherino sembra. Eh già, ragazze, mi sa proprio di sì. Così andiamo, ce ne va, che è meglio, va. In serio. No, no, ragazze, aspettate. Con la fretta avete. Ti va di fare un giro con me, tu che non hai parlato e non hai detto nulla. Grazie. Allora, ragazza, ma che fai come lei? Ci sentiamo dopo! Ora, raccontami dopo!
Gaetano, che bel pomeriggio che abbiamo passato oggi assieme. Sai, da un po' non vivevo questi momenti, visto che il lavoro di mia madre mi ha costretta sempre a cambiare città e non potevo affezionarmi a nessuno. Paola, che dirti, anch'io ho passato un pomeriggio favoloso, era da tempo che non vivevo momenti così. Ma fammi capire, perché tua madre che lavoro fa? Mia madre è un magistrato, è un magistrato che lotta contro la mafia. Ah, capisco. Ciao Gaetano, sono arrivata. Ciao Anna, a te aspettavo. Allora, che si dice? A posto, tutto bene? Tutto a posto, tu come stai? Allora, io senza doppi giri di parola oggi ti ho chiamato perché devi riferire una cosa a mio padre molto importante. E tu sai come prenderlo. Che c'è? Che è successo? Io me ne voglio uscire da questo mondo. Io da questo giro me ne voglio uscire. Non ci voglio avere più niente a che fare, perché mi ci sono ritrovato per mio padre. Io sino ad oggi non ho vissuto. Gaetano, ma che hai? Ma che ti succede? Io non ti riconosco più. Ma tu lo capisci che tuo padre è in carcere e si fida di te, perché tu risolvi tutti i problemi della famiglia. E tu gli stai girando le spalle. Vuoi che gli riferisco questo? Ascolta, questa è la mia decisione. Questa è la mia decisione. Vai e parla con lui. Io questo favore te lo faccio, perché ti voglio bene, ma non ti posso garantire niente. Va bene, grazie. E sai quanto ho preso? Ottimo! Bravissimo! Sono felice. Piuttosto a te, come va col tuo nuovo fidanzato? E tu come lo sai? Lo sai, basta, è un segreto. Ah, Monella, non facciamo che mi spii. Sì, sì, sì. E infatti io la penso come te, assolutamente. E solo così le cose potrebbero ritornare al loro posto una volta per tutte. Sì, infatti, sì, hai ragione. Ma c'è da dire che in quella zona c'è un fermento, un malcontento, le lamentele della gente che lavora onestamente. E non è che possiamo far finta di niente, lasciare perdere, insomma, no? Sì, infatti, a questo punto io credo la situazione si normalizzerà quando quel giovane lì, Gaetano Scalici, finirà dentro. Di guai ne ha combinati davvero tanti, fin troppi. Comunque io adesso sono arrivata a casa. Se non ti dispiace ne parliamo domani in ufficio. Ok, buon pomeriggio anche a te. Ciao. E allora ragazzi, salutate la vostra mammina! Che c'è? Che succede? Mi hai chiamato che eri preoccupata, ansiosa, che è successo? Tu sei un bastardo! Mi hai illusa! Tu non sei quello che dicevi di essere!
Perché mi hai fatto questo? Perché? No, fammi spiegare, vedi che non è così, assolutamente. Infatti ti volevo vedere per spiegarti tutto, mi devi credere. Sei un bugiardo. Non ti credo. Mi devi credere, mi devi credere. Vedi che non è così, ascoltami che non è così. E te lo scalici, lì sempre che nasci questa mezzate. Esiste un momento preciso in cui le parole si consumano ed il silenzio in quel preciso istante inizia a raccontare la vita. Il silenzio fa chiudere le labbra e penetra nel profondo dell'anima per trovare le parole non dette, le più belle che si possono ascoltare. Non c'è rumore più assordante del silenzio di chi vorresti sentire. Dalla nostra anima fluttuano come ali d'angelo infinite parole che toccano il cuore solo di chi ha tanto amore da saper ascoltare. Ogni giorno è quello che scegli, quello che pensi, quello che fai, quello che dici o non dici, è semplicemente ciò che nella vita diventi. Ad ogni essere umano è stata donata una preziosa virtù, la capacità di scegliere che sentieri imboccare, scelte che si possono fare in pochi istanti, ma in grado di condizionare una vita intera. La vita di ogni essere umano è qualcosa di speciale. Si può scegliere di vivere al meglio la vita che ti è stata donata o morire senza averla mai vissuta, senza averla mai goduta e apprezzata. Ogni minuto, ogni istante è una scelta. Non si può scegliere il modo di morire, né il momento in cui farlo. Si può soltanto decidere di vivere ogni momento della vita al meglio. Nella vita incontrerai sempre degli abissi spaventosi che ti creeranno vertigini e paura. Tuttavia, in quei momenti ti basterà ricordare che il modo migliore per superare le sofferenze della paura e dell'oscurità sarà sempre continuare la scalata della vita, senza mai voltarsi indietro. Esistono sempre due scelte nella vita: accettare la misera condizione in cui talvolta ti trovi o assumerti la responsabilità di cambiarla. Ma qualsiasi cosa tu possa fare o solo sognare di fare, incominciala. L'audacia in sé è genio, potere e magia. L'uso migliore della vita è spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. Non avere mai paura che la vita possa finire. Abbi semmai paura che possa non incominciare mai per davvero. Rosizio, Swan, regole di strada, accendiamo questo beat come marijuana. Uno ti spiega il concetto di come si vive davvero in questo ghetto. Se non porti rispetto, ti ci spedisco a calci in culo diretto. Con due pugni sul petto, vagare come pirata senza avere un tetto. La vita non è facile per quelli come noi, col rap nel sangue, un cuore grande come un elefante. Non dimentichiamo di sta roba, ne facciamo un diamante. Pure, o fai da te, per far uscire nuova roba deve avere umiltà nel raccontare sé. Amici andati via troppo presto, un passo falso e finisce a fresco. Roba dark, sta strada in un ritorno, tutti alla fine paghiamo il nostro conto. Cazzotti in faccia, bottiglie rotte, scappi via nel buio della notte. Ma occhi aperti, state allerta, mentre gli angeli ci guardano. I ricchi fanno festa, i ricchi fanno festa, sei. Hey, tu questi problemi non ce l'hai, c'è papà che ti togli dai guai. Una patta sulla spalla e tutto passa, sirene blu, tutti giù, rapida.